Questo perché per lo straniero condannato dei diritti indicati nel testo sono già previste delle norme in cui sono già previste per queste pene non accessorie. Favorevole al quarto impegno. La mozione Milanato è favorevole il preambolo, favorevole al primo impegno, favorevole il secondo, mi pare che ci siamo a tutti, il secondo impegno e poi favorevole al terzo impegno con questa riformulazione, espungere le parole quale atto necessario per avviare il processo di riconoscimento della condizione di profugo di richiesta di cittadinanza di stabilmente nel Paese, perché questo sarebbe in contraddizione con alcuni principi costituzionali. Se viene spunta questa frase anche sul terzo impegno c'è un parere favorevole. Premessa? Mi scuso, la premessa favorevole. Favorevole, d'accordo. Mi scuso, come dire, per... Ma erano articolati anche le motivazioni. No, beh, non si preoccupi. Va bene, grazie alla sottosegretaria Amici. Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto. Io, come prima iscritta a parlare, la deputata Pia Locatelli. Prego, deputata. Grazie, signora Presidente. Discutere oggi, a quasi 5 mesi di distanza dei fatti di Colonia, può apparire fuori tempo. Anche perché ci sono colleghi che, cavalcando l'onda emotiva del momento, si ricordano della violenza contro le donne quando questa viene commessa dagli immigrati. Sono colleghi che non hanno mai mosso un dito a favore di, o anzi spesso si sono opposti alla libertà e all'autodeterminazione delle donne, e oggi si ergono a paladini dei nostri diritti per alimentare, in modo strumentale, per alimentare odio e razzismo nei confronti degli immigrati. Questa premessa, comunque, non sminuisce di certo la gravità di quanto è accaduto in Germania.